Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, una puntata a Viareggio. Allora, eccoci qua, siamo a Viareggio perché andiamo a trovare l'amico Giacomo della gioielleria Pasquali Domenici, perché è già un pochino che non ci andiamo a trovare, a vedere le novità, e sicuramente ci sono delle piccole novità, dei modelli, niente di particolare, non ci sono marchi nuovi o modelli nuovi, però sì, qualcosa so, tipo di Doxa mi sembra. E c'è anche l'amico Piero qua dietro, che cosa fa l'amico Piero? È un po' vestito tipo, non è ancora carnevale, però lui si è già portato avanti. Skateboard. Bravo. Vado su, ora prendo lo skateboard. E l'orologio del giorno cos'è? Olek Way. Oh, eccolo qua, Olek Way. P101. L'Olek Way P101, aspetta Piero un pochino. 101. Oh, così si vede un pochino forse meglio. Questo orologio è dedicato a me, a Piero 101 volte. Piero 101, 101 volte in galera. E invece qua abbiamo il Longines Skin Diver, eccolo qua, è un orologio. Tutto di skin diver oggi, eh? Sì. E io questo qua di solito lo uso d'estate, d'inverno un po' meno, ma oggi ho voluto fare il colpo di genio. Tutto più bello. No, beh, a me piace, che mi piace. E quelli è uno di quei marchi che il buon Giacomo non c'ha più perché non lo riforniscono. Il problema è quello lì. Quando si lavora male con un marchio, poi dopo va a finire che anche se fanno belli orologi. Comunque oggi Doxa mi sembra, poi cosa c'è di nuovo? Qualcos'altro ancora non me lo ricordo, eh. Però un'occhiatella, poi proviamo anche i nostri simpatici orologi quando siamo lì. Come al solito, no? Come sempre. Senti un po'. Dimmi un po'. Ma caffè lo prendiamo? Certo. Offro io. La tasca piena di monete, devo liberarmene. Meno male. Qua al negozio vedo che c'è già la sala cinesca un pochino giù. Va bene, tanto noi lo skippiamo e andiamo a prendere il caffè. A prendere il caffè? Arrivo. C'è un po' freddino, eh? Eh sì, siamo a 3 gradi. Siamo sul mare, dovrebbe essere più alto, però. Invece no. Dal giorno poi è 12-13 gradi, cioè. Provo ad andare a pianura padana adesso. Volevo. Ma in Sicilia invece, vedi che caldo che c'è. Giorno. Buongiorno. Che meraviglia di uomo. 3 ore. Saluto anche mio marito. Ciao. Ciao. Arrivato, eccolo là. Ecco. Anch'io voglio mettermi. Che orologio è questo? Non ci vedo io. Portoghese. È portoghese, è simpatico questo orologio, eh? È abbastanza padelloso, ma però è simpatico. Bravo, bravo. Amico Piero paga. Ah, fa Giacomo. Grazie Giacomo. Grazie. Il buon Giacomo l'abbiamo beccato al bar, eccolo qua, quindi entriamo direttamente in negozio con lui, dai. Buongiorno. C'è anche l'amico Pedro. Non si vede bene perché al buio lui non si vede. Ecco, sorridi, bravo. Pedrito, Pedrito. Ciao Pedrito. Allora ragazzi, siamo dentro alla baracchetta qua, come si suol dire, con l'amico Giacomo lì che ci attende. E gli orologi sono già sul tavolino, li ho visti, perché oltre ai Doxa e che vi ho detto prima ce ne sono altri. Adesso gli diamo un'occhiatella così vi spieghiamo un pochino le varie novità arrivate in gonozio, come si suol dire. Oh, ciao Giacomo, ci siamo già salutati prima. Ciao a tutti. E qua abbiamo degli orologini, dei nuovi arrivi, per cui io inizierei tranquillissimamente dai Doxa, perché mi garbino i Doxa. Sono praticamente i 300 Beta, una nuova versione che prevede, come vedete, una particolare configurazione, ossia la ghiera in ceramica opaca, nera opaca, e il quadrante a onde nero anch'esso. Ma ci sono diverse configurazioni, ora qua ad esempio c'è quella celeste e quella arancione. L'arancione è il classico colore di Doxa, diciamo, no? Come quadranti, e qua c'ha gli accenti. Quindi poi ci sono anche cinturinati, ci sono col quadrante con gli accenti gialli, ce ne sono di vari tipi, e chiaramente la forma cuscino della cassa è quella che
ha sempre contraddistinto i 300, no? La serie 300 di Doxa, 300 metri di impermeabilità. Eccoli qua, la leggibilità, guardate la sfera dei minuti come gigante, come al solito. Allora, sono quasi tutti a sfondo nero con lunetta nera, tranne i piccoli dettagli ovviamente della numerazione delle sfere e degli indici che seguono delle colorazioni. Qui vedete l'arancio e il Tiffany, l'acqua marina se lo vogliamo chiamare così. Poi volendo vi possiamo far vedere anche il giallo. L'unico che si distingue un pochino è il blu, perché ha sia la ghiera che il quadrante come sfondo in tinta blu. C'è anche il bianco. C'è anche il bianco alla lunetta bianca, però non c'è. No, anche... però c'è il quadrante bianco. Gli altri c'è il quadrante bianco. Tutti quadranti nero. Sì, sì, gli altri sono tutti neri, cambia solo ovviamente il dettaglio della numerazione. Bello questo qua, una variante sempre col suo bel bracciale. Sì, poi se lo vuoi far vedere... le differenze ovviamente oltre al quadrante e la ghiera in ceramica, anche la corona, non è sì. più la classica corona in acciaio, ma una corona ovviamente nera che riprende la colorazione sì. della ghiera. Sì, 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 bel dettaglio questo. Sì, sì. Per farlo sì, ecco, questo qui è una versione dove il dettaglio colore non è predominante, a differenza dei Doxa colorati che siamo già stati abituati a vederlo, sì. Dove il colore è molto predominante. A me piacciono molto, secondo me Doxa con queste modellerie fa un piccolo salto nel futuro, a differenza ovviamente di tutte le altre versioni che erano dei puri derivati anni 60. Sì, guarda, quasi quasi quell'arancione lo piglio da portare a casa per farci la recensione. Dopo i Doxa io direi che a seguire, dove andiamo a finire? Facciamo vedere i nuovi Hamilton che sono usciti. Nuovi Hamilton, sì. Ho fatto la recensione di questo qua. Io ho fatto la recensione di questo qua, che è quello che ho preso quando sono andato alla presentazione a Milano. Lo sapete, il nuovo Pilot, questo qua da 42 mm, esiste anche nella versione nera. Quello lì è da 36, questo sì. qua è da 36, eccolo sì. qua. Per la prima volta Hamilton fa un Aviation da 36 mm. Sì. Ora, dopo lo provo al polso, così vi faccio vedere per benino come sta un polso da 19 cm, perché non è da tutti, perché chiaramente con questa versione da 36 cosa succede? Che è diversa, non diventa più un Pilot, diventa un orologio urban, un orologio sì. da città, da tutti i giorni. Quindi per i polsi piccoli va benissimo, dopo lo proviamo sto qua. Sì, allora ricordiamo che ovviamente l'origine è di una versione Pilot, sicché io sono sempre contrario a rimpicciolirlo più di tanto. È anche vero che per chi ha polsi molto piccoli serve una misura più contenuta, il nuovo 36 potrebbe essere anche adatto. Come si è trasformato l'orologio rispetto alla sua versione precedente? Rimane molto più pulito anche nel dettaglio cassa, nella numerazione, mantiene sempre la minuteria ben visibile, però leggermente più piccola, più magra, di conseguenza è meno invasiva sul quadrante. Sì. Sì, 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 sì. Molto bella anche questa versione verde, molto military, sì, col cinturino marrone, interessante. Sì, sì. Allora, facciamo un po' di secchetto, visto che ci sono, abbiamo due versioni molto particolari. Allora, questo qua mi piace un casino. Sì, questo è un GMT, era un'edizione limitata che è arrivata in dicembre, qualcuno di voi l'ha già ricevuta, anche perché ne avevo pochissimi pezzi. Questo l'ho ancora a disposizione, orologio bellissimo, perché poi molto piccolo di diametro, pur essendo anche un GMT, spessore contenuto, bracciale come ci ha abituato negli ultimi tempi la Seiko, veramente bello. Praticamente questo qua è 38.5 mm, direi una misura che va bene per la maggior parte dei polsi, poi calcolate anche questa bella cassa a cuscino che ti va a riempire il polso in maniera decente, quindi secondo me può star bene su qualsiasi polso. E la particolarità è questa ghiera qua in acciaio, no? Piace alla gente che piace, diciamo, perché sempre piace. Piace alla gente che piace. No, molto particolare anche il quadrante, sinceramente ho visto diverse colorazioni in grigio da parte di Seiko, però questo grigio così metallizzato, molto lucido, è veramente bello. E qua mi viene da dire che il sistema del bracciale sembra quasi quello di King Seiko, che va, va a finire così, pari pari. Bellissimo. Ci piace. È un bello orologio sto qua. Quanto costerebbe? 1.700. 1.700, visto? Ve lo regaliamo anche, toh. 1.000 regalato, sì. Col caffè o mangio.
poi il buon Giacomo. E invece c'è un Seiko 5, cosa ci fa il Seiko 5? Un Seiko 5 l'ho inserito intanto per la sua fascia prezzo, per chi ovviamente vuole un orologio meno impegnativo o ovviamente ha economie più contenute. Questo è veramente interessante, quadrante color crema, e questo nello specifico è una confezione speciale che viene dotata di un cinturino aggiuntivo in pelle. Cioè hanno fatto una confezione speciale anche dei Seiko 5, sì, così veramente economici, e sicuramente costa di più. Sì, qualche spicciolo, ovviamente è abbastanza contenuto il prezzo dei Seiko 5, sì, che ecco, come puoi vedere, 4,60 contro i classici 400 e qualcosa le versioni normali. Perché c'è il secondo cinturino, ma questa versione qua è in vendita anche così normalmente oppure solo in questa confezione? No, solo in questa confezione. Ah, ok, ecco, allora, almeno un qualcosa di esclusivo c'è, dai. Simpatico, per chi vuole spendere poco, Seiko 5 ha sempre il suo perché, eccolo. Sì. 39 mm sto qua, se non mi sbaglio. Sì. E poi abbiamo i Longinoni. I Longinoni. Questi qua sono una novità assoluta, ragazzi. Sì, sono dei, fanno parte della famiglia Conquest. I Conquest con la riserva di carica. Sì. Oh, e qua la situazione è molto particolare, lo vedete. Hanno intanto il datario a ore 12, sono da 38 mm se non mi sbaglio. 38 mm, la particolarità ovviamente è come è stata impostata la riserva di carica all'interno del quadrante. Ora lo farai vedere. Lo facciamo vedere in questo qua scuro. Sì, due colorazioni, questo cremino diciamo e questo grigio. La riserva di carica praticamente è segnata in questa bag interna, ossia un disco che ruota al ruotare della carica. Quando noi carichiamo manualmente vedete che va avanti, si porta fino alla fine della riserva di carica, che sono le 72 ore se non sbaglio, e al centro quindi funge da riserva di carica. Una scelta particolare del Conquest, la famiglia Conquest, che è una delle più vecchie di Longines. Abbiamo visto il Conquest Heritage da 38 ultimamente, l'ho recensito, e ora hanno fatto uscire questo qua con la riserva di carica al centro. È un bel orologino, simpatico. Sì, giusto per spendere due parole in più in generale anche sul marchio Longines, intanto questo qui è un prodotto che è stato commercializzato in dicembre, però ha avuto un embargo fino a questi giorni. Ora è possibile farvi vedere le immagini, è un prodotto sicché esclusivo e nuovo. La cosa interessante è che Longines negli ultimi anni ha inserito questa colorazione grigia un po' su tutte le famiglie, sia sugli sportivi che su orologi più classici, e io la trovo veramente veramente bella. Poi c'è anche la versione color crema, che è un classico della tradizione di Longines, sì, quello qua, sempre con la riserva di carica interna. Particolare questo orologio qua. Poi la data così ore 12 ci ricorda l'Heritage Conquest da 35, sì, che è uscito in produzione. Sì, no? Effettivamente questo fa parte della famiglia Conquest, sicché sì, ovviamente è un'evoluzione dei modelli che l'hanno preceduto. Sì, si rimane sempre su quel sapore lì così della, sì, tradizione dell'Heritage, come si suol dire. Sì. E poi vedo due pezzoni lì, ragazzi. Sì, ce le lasciamo per dopo, spendiamo qualche parola sull'Oris. Ci abbiamo anche l'Oris, è vero. Sì. Allora, intanto è un prodotto che era in embargo fino al 9 di gennaio, sicché oggi è possibile farlo vedere. È un'edizione limitata, è stato fatto per il Cricket Club, cioè l'associazione di cricket internazionale. L'orologio è molto particolare, è un classico Big Crown con cassa in bronzo, ma la particolarità è che, essendo una tiratura limitata, viene dotato nella sua confezione del bracciale in bronzo, che è possibile poi montare. Allora, quindi in questa versione qua abbiamo sia questo cinturino qua, che è, vedi che c'è un simbolino qua, Piero? Che simbolino? No, il cervo volante. Siamo tutti contenti quando vediamo il cervo volante. Si sente, al tatto si sente che è di qualità. E sia il bracciale in bronzo che nella scatola. Oh, è il classico Big Crown da 40 mm con il pointer. Guardate la leggibilità com'è. Sì. Eccezionale. Questo qua non si sbaglia. E qua lo vedete nel suo momento iniziale, nel quale sembra color rame. Ora
sembra quasi anche troppo sterile così per i miei gusti. Aspetterete, aspettate, lo indossate, lo usate, lo vivete e dopo qualche settimana comincerà ad abbronzarsi e ad avere la sua patina particolare e unica. E a me il bronzo del pointer, detto qua, mi è sempre piaciuto, c'è il Mare Nostrum, e non l'ho mai lucidato, gli ho sempre lasciato la patina originale. E non è che è peggiorata nel tempo da renderlo vecchio, a un certo punto si stabilizza e prende il suo colore che deve avere. Sì, a questo punto potremmo dare anche un consiglio a chi volesse comprare questa tipologia di orologio, ma non solo questo, perché sappiamo che full bronze esiste tutta una serie di colorazioni sul Big Crown. Montate subito il bracciale, perché vi potreste trovare ad avere una doppia ossidazione o addirittura un'ossidazione differente, perché è fatta in due momenti. Sicché il consiglio, appena lo ricevete, montate subito il bracciale in modo che almeno la prima patina venga presa in maniera uniforme. Sì. E poi dopo, in seconda battuta, andate ad ammontare questo splendido cinturino in cervo. Io volevo far notare che il fondello chiuso è sempre, secondo me, un plus rispetto al fondello aperto. Sì, caso. Poi dietro si vede ovviamente questa incisione con questo omino che non sta raccogliendo le cartacce, ma sta giocando a cricket. Sembra uno che raccoglie le carte. Sì. A parte che c'è lo sticker, non si vede bene. Sì, bene. Sì. Ma poi, stiamo scherzando ovviamente, ci piace scherzare a noi. Il discorso della patina del bracciale è un bel discorso di concetto, però c'è anche un trucco che si può utilizzare, cioè accelerare la... Ah, che bello, ci sono i finali separati qua, eccoli qua, guarda. Sì. Ah, cioè, sono le maglie in più queste? No, sono terminali da montare sulla cassa per poi mettere il bracciale. E guarda qua, sono sottovuoto, per non... Sì, per eliminare... E quindi vanno tutti abbronzati nello stesso momento. Dicevo che un trucco è quello di mettere l'orologio e il bracciale, io lo confesso, ma io l'ho fatto. Ah, l'hai fatto? Dentro il contenitore di quelli per il cibo, di plastica, ermetici, no? Sì. Ci metti un uovo sodo appena fatto, aperto, lì, e l'orologio di fianco, chiudi, poi ogni tanto vai a guardare, si abbronza subito l'orologio, uniformemente. Ah, interessante. L'ho fatto. E poi sa di uovo. No, sa di uovo marcio. Non sa di uovo, sa di uovo. Poi c'è anche come coprirlo, me l'avevi insegnato. Sì. Sì, con l'aceto o con limone. Sì, questo me l'ha insegnato un mio cliente che l'ha fatto perché gli si era... ossidato a macchie di leopardo. Ah. E lui con il limone l'ha riportato ovviamente in stato di nuovo, ovviamente è uno stato momentaneo perché poi ricomincia subito l'ossidazione, però se non è piaciuta come è venuta nel primo giro si può comunque sia riportare a lucido e farla riniziare. Gli artifici, le furbate del... Mamma, se cade per terra. Oh, e ora ci sono veramente i miei glassuti orini. No, e ora partiamo ovviamente con orologi di livello superiore. Glassuti original. Sì. Allora, vi faremo vedere due Senator, due orologi che fanno parte della famiglia Senator, ma quello che è interessante è vedere queste colorazioni di quadrante che sono state inserite, affiancate a quelle che già esistevano, perché sono colorazioni molto molto particolari. È un grigio che tende con... È un grigio caldo che tende quasi al nocciola, particolare, quasi gold, ma non è gold, è veramente bello. E soprattutto la finitura del quadrante, che sì. È quella Galbé, si chiama Galbé questo. Galbé, sì, sia le sfere che la numerazione applicata a questa lavorazione. Nello specifico quello che è in mano ora è un Senator Fasi Luna grandata. Grandata, questo qua che... E poi qui abbiamo il pezzo forte, un 42 mm con il calendario perpetuo. Sicché calendario annuale... con ovviamente giorno, mese e data. La data nello specifico è un grandata, sicché doppia finestra che si muove distintamente le unità dalle decine, e ovviamente l'aggiunta delle fasi lunari tra le ore 7 e le ore 8. Questi qua sono orologi veramente complici. Scusami, allora questo qua su, lo sapete cos'è questo qua ore 12? Dovrebbe essere il calcolo dell'anno. Bisestile. Sì, annuale, perché essendo un perpetuale, ovviamente deve distinguere l'anno, il bisestile. Praticamente con questo qua ogni 4 anni lui sa che è il bisestile e ti calcola il febbraio a 29, hai capito? Sì. È un orologio intelligente. Quindi va regolato una volta ogni 100 anni, perché ogni 100 anni viene soppresso
il 29 febbraio viene soppresso. Sì, i vostri figli, i vostri nipoti faranno una, dovranno fare una regolazione. No, però è interessante per, tecnologicamente, per sapere come funziona. Beh, ora questi qua non stiamo nemmeno a vedere i diametri o gli spessori, perché questi qua sono orologi che non si comprano per chi vuole essere un orologio sottile, elegante. Guardate quali le varie regolazioni, pulsantini per regolare data, questi giorno, sono i selettori per poi dopo impostare tutte le funzioni. Ovviamente sapete, no, il discorso del passaggio sulle 12, stare attenti alla rimessa del datario, perché se è la mezzanotte si potrebbero creare ovviamente dei danni alla meccanica. Qui avete anche delle funzioni aggiuntive, sicché ancora più attenzione alla rimessa delle varie funzioni. E chiaramente questi qua sono tutti calibri di manifattura Glashütte Original. Rotore acciaio misto oro 21 carati, anche per un discorso di peso aiuta ovviamente la rotazione della massa oscillante. Mamma mia. Il prezzo 24.700 euro. Ne pigli due te, Piero? Ne piglio 5. Sì, logicamente prezzo importante, stiamo parlando di una vera e propria manifattura di pregio, però per chi fosse poi dopo intenzionato ad acquisire una complicazione come questa, spendendo meno, sappiamo che ci sono altri marchi che non arrivano a queste cifre. Ricordiamo il Frederico Stant, sì, col perpetuale, ovviamente una cifra più diversa. Qui però ovviamente dobbiamo dire che tutte le platine hanno una rifinitura manuale, cioè viene fatto proprio da un orologiaio esperto, 99,9% una signora, perché comunque sia le donne hanno le mani più piccole e riescono a rifinire meglio le meccaniche. Ve lo dico perché io ho fatto già una visita nella loro fabbrica e hanno stanze intere piene di questi ovviamente orologiai specializzati che rifiniscono manualmente le platine dell'orologio. Questo porta ovviamente il livello di questo marchio a uno stadio superiore. Non pensiamo che tutto il prodotto di lusso, perché inserito in quella fascia prezzo, poi dopo abbia delle capacità di lavorazioni manuali come hanno in Glashütte. Dico Glashütte perché stiamo parlando di questo marchio, ce n'è pochi altri sul mercato che ovviamente arrivano a questo livello, però veramente si contano su una mano. Niente, dai, questi qua sono orologi di livello superiore, non per tutti, ragazzi, qua è proprio alta orologeria. Dai, facciamo una chiusura, raccontiamo un pochino ai nostri follower a casa che cosa sta succedendo in questo momento. Allora, c'è stata da pochi giorni la fiera di Vicenza, sì. È una fiera prettamente italiana dove hanno già esposto qualche marchio, tra quelli ovviamente che rappresento io, Herbelin, Maurice Lacroix, U-Boat, sono già state presentate delle novità che poi usciranno nel corso dell'anno. Ovviamente ancora sono novità non pubbliche, sono solo per gli addetti ai lavori, sicché non ve le possiamo neanche far vedere, anche se abbiamo già le immagini a disposizione, saranno rivelate da qui a poco. Sicché ecco, è partito ufficialmente l'anno e la presentazione delle novità. A fine febbraio abbiamo tutta la presentazione delle novità di Swatch Group con i vari brand, si parla di Tissot, Hamilton, Mido, Longines, Rado e andiamo avanti ovviamente anche lì, e poi dopo arriveranno tutte le fiere internazionali. La più importante, che ovviamente è Watch & Wonders a Ginevra. Nella stessa Ginevra ci sarà il Time to Watch, che è una fiera collaterale per tutti quei brand che non riescono ad entrare dentro la fiera principale. Poi ci saranno tutta una serie di eventi sparsi per la città di Ginevra, dove verranno presentate ovviamente altre novità dei micro brand o degli indipendenti. Ultima e non meno importante, Monaco in Germania. Anche lì ci sarà una presentazione, è una fiera come succede per Vicenza, però dedicata prettamente al mercato tedesco, però ci saranno anche lì tante marche non presenti né altre fiere da tenere in considerazione. Proviamo qualche orologino, dai Piero, seguimi con me, vieni con me, dai. Allora, io voglio provare un Premier,
Un premier, visto, lo prendo sempre a sprovvista, sì, apposta. Sì, sì, sì. Tu sei il premiero? Piero, dai. Allora, Breitling. Ah, certo. Mi levo lo skin diver, lo metto un attimo qua. Che colore preferisci, chiaro o blu? Blu. Me lo immaginavo, in controtendenza con la famiglia. Perché? Perché la Premier, si chiama così, riprende ovviamente le linee dei vecchi cronografi anni 50. Magari voi ve le ricordate, qualcuno di voi le avrà anche in collezione, erano quegli orologini classici cinturinati in pelle con cassa in oro, quadrante ovviamente prevalentemente chiaro, non è mai esistito un blu negli anni 50, sicché ovviamente il suo rapporto preciso ad oggi sarebbe la versione chiara con l'indice dorato, con la numerazione dorata. E il blu ovviamente lo rende un pochino più sportivo, diciamo che è la linea più elegante in questo momento che ha Breitling nel suo catalogo. Mamma mia, siccome mi piacciono veramente, sì, tanto. Un dettaglio che ovviamente riprende precisamente l'orologio degli anni 50 è il pulsantino squadrato. Ovviamente l'orologio oggi ha tutte le caratteristiche della buona orologeria moderna, sicché vetri in zaffiro, l'automatismo, l'impermeabilità, e questo lo rende un orologio un pochino più consistente come struttura. Però è veramente bello, elegante. I bracciali Breitling, lo sappiamo, sono tra i migliori che ci sono in commercio, sicché ecco, tanta roba sto qua, sì. Poi avevo detto che volevo provare quel Seikino 5 GMT là, che 38,5 come sta sul mio polso, volevo vederlo. Sì, vai. Oh, eccolo qua, questo qua. Ah, SPB 411, eh. Come fa a ricordarti le referenze a memoria? Perché me l'hanno chiesto talmente tante volte quell'orologio lì, come me lo ricordo a memoria. Oh, come sta? È un 38,5 questo qua. Con questa cassa cuscino qua riempie anche bene il mio polso da 19. Allora, abbiamo rimosso le pellicole. L'orologio è nuovo di pacca, ora acquisito anche un pochino di valore perché ha l'imprinting epiteliare di Davide. Ah. 200 euro in più perché l'ha indossato Davide. No, è bello, bello. Peccato che costa tantissimo. Costa tantissimo. Sì, è un orologio molto ben rifinito. Ricordo che è un GMT. Già. Sì, è un GMT ovviamente sulla base del, ve lo dico subito, del 6R, non del 4R, perché come avete potuto vedere in catalogo i 4R costano molto meno, sono orologi che vanno diciamo dalle 490 alle 700 euro. Ah, esiste il GMT sulla base del 6R? Sì, la certo, l'evoluzione, 70 ore di riserva di carica, però la funzione aggiuntiva. La mia ignoranza non ha limiti, la scopertura, va bene, dai. Direi che possiamo chiudere dopo questa piccola prova al polso del Seikino, simpatico. Il Loris non lo provo perché gli lascio i segni, si abbronza subito. Si abbronza subito, non lo proviamo. Dai, chiudiamolo, sigilliamolo. Facciamo un bel salutone finale. Allora ragazzi, eccoci qua, siamo tutti e tre qua in fila come i tre moschettieri, no? Dice di no. E spero vi siano piaciuti gli orologini, il negozio e anche la Fabiana che si vi sia piaciuta. Ciao Fabiana! Vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Love!